Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: il cantante Albano Carrisi ha fatto una confessione inaspettata che lascia tutti senza parole. Ecco i dettagli della vicenda. Uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana con la sua voce meravigliosa, la sua grinta e la sua grandissima professionalità che continua a incantare milioni di fan e spettatori. Parliamo di lui, Albano Carrisi. Nonostante le grandi soddisfazioni in termini artistici, il cantante ha lasciato tutti senza parole con una confessione inaspettata. Originario di Cellino San Marco, paesino della Puglia, Albano ha sempre avuto il sogno della musica. La sua vita e la sua grande passione che lo ha accarezzato nei momenti gioiosi e più sofferenti della sua vita. A soli 18 anni, con una semplice valigia si è trasferito a Milano lavorando per il ristorante Il Dollaro, dove fece la conoscenza di Pino Massara, discografico che lo fece esordire con un brano che ha fatto la storia, Nel Sole. Il brano in questione diventò punto cardine della musica italiana, diventando un musicarello con protagonista Romina Power. I due, nonostante le mille difficoltà, cominciarono una bellissima storia d'amore e una carriera che ancora oggi non è mai stata dimenticata. Insieme, hanno cantato i brani più belli del panorama artistico dello spettacolo come Felicità, Ci sarà e Nostalgia Canaglia. Uno delle kermesse che rimane per Albano un punto forte e di riferimento, è proprio il Festival di Sanremo. Nel 2023 ha lasciato tutti senza fiato visto il medley proposto al fianco di Gianni Morandi e Massimo Ranieri, voluto fortemente dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Recentemente, Albano ha fatto una confessione inaspettata. Albano Carrisi e la confessione inaspettata. Circa il Festival di Sanremo, Albano ha sempre manifestato la voglia di voler ritornare a cantare in gara. Questo non è accaduto poiché i suoi brani sono stati spesso rifiutati dal direttore artistico Amadeus. In una intervista rilasciata all'Ancronos, dalla sua tenuta di Cellino San Marco fa una confessione incredibile. Nell'intervista in questione, Albano ha dichiarato di soffrire di sanremite acuta, confessando: ognuno di noi ha un difetto, l'ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata. Dichiara di aver già un brano pronto dall'anno scorso, ma quando Amadeus gli propose di andare come super ospite sul palco dell'Ariston insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, non ha potuto dire di no. Era una idea che avevo in testa dal 96. Finalmente è andata in porto e ha avuto un successo enorme, ma a me piace la gara e Sanremo è la gara. Inoltre, ha confessato di voler andare a Sanremo da solista. Sono nato solista e morirò solista. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video!